la gente giudicato un rifiuto dello Stato. Oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi i Browns, una giovane band pop rock del panorama musicale della città di Andria. Il progetto Browns è nato diciamo da sei amici che si sono incontrati e hanno deciso di mettere su questa band. Il nome nasce dal fatto che comunque abbiamo iniziato a suonare in una bottega di barbiere, quindi ciò che c'era, diciamo, tutti gli strumenti che vedevamo avevano questa marca Brown, che è la marca nota di rasoio, e quindi diciamo ci siamo chiamati Browns. Tua cugina nasce da una storia inventata che parla di due cugini che si innamorano, si sposano e stanno per avere un figlio, e quindi si trovano in questa situazione di, diciamo, questa situazione un po' particolare. Quindi è una, non so se si può dire, una paraculata, diciamo, a questa storia qua. Bene, tra l'altro da poche ore è uscito anche il nuovo videoclip dei Misga con il brano Mica mi capisce, poi ci sono anche altri gruppi musicali che vanno a variegare quello che è il panorama musicale andrese. Il rapporto con questi altri personaggi della musica locale è buono? C'è sinergia o c'è concorrenza? Prevale la concorrenza? Molto spesso si sente la concorrenza, però in tutti i modi si cerca di collaborare in qualche modo, anche perché diciamo non ci sono band sullo stesso territorio che fanno lo stesso genere, quindi comunque abbiamo un pubblico molto diverso, quindi non si cerca di concorrere, ma si cerca in tutti i modi di collaborare. Poi c'è chi lo fa di più, c'è chi lo fa di meno, naturalmente. Siete più rock o pop? Siamo più rock, diciamo, però varieghiamo. La novità di quest'anno invece è proprio il batterista, quindi abbiamo Riccardo Ernesto, diciamo, batteria e percussioni, e vabbè, tra di noi manca un componente che è il bassista, quindi salutiamo anche lui e salutiamo Carlo Piacenza. Ciao Carlo! I prossimi progetti, avete già qualcosa in cantiere o per il momento vi godete il momento, per il momento vi godete, diciamo, l'uscita del nuovo videoclip? No, non c'è niente da godere, dobbiamo lavorare purtroppo. Purtroppo, per fortuna. Il giorno lunedì 28 marzo saremo all'Explosion, quindi suoneremo con altre band andriesi e DJ della musica anche internazionale come Clap Clap. Mentre il 9 aprile saremo al concorso Let's Sing e punteremo a, diciamo, non dico a vincere, ma almeno a partecipare. Da Andria per News 24.city, Federico Peloso.